Ciao, ciao a tutte ragazze. Allora, oggi mi è arrivato un pacchettino di Sorgente Natura. Questa è una collaborazione con loro, però io volevo fare una review, volevo fare una recensione, quindi adesso vi faccio vedere subito, immediatamente il pacchettino com'è e poi dopo testerò il prodotto. E vi dirò sempre in questo video e vi dirò come mi sono trovata realmente. Io comunque Sorgente Natura è un'azienda in cui credo, altrimenti non avrei mai fatto un video su un prodotto che non mi piace, insomma. Però questo in particolare non l'ho mai provato, quindi prima lo testerò e poi vi dirò. Allora, la scatolina mi è arrivata in questo modo, è in perfette condizioni, è arrivata subito. Io questo, ecco, volevo precisarlo perché comunque non mi è mai successo che ho ordinato un prodotto e nel giro di neanche 12 ore mi è arrivato. E non solo, ho notato anche che hanno tantissimi prodotti, quindi centinaia e centinaia di prodotti dove in un negozio in realtà non si potrebbero mai trovare. Allora, vi faccio vedere cosa c'era all'interno. All'interno c'è il loro catalogo, fatto così, dove dentro ci sono tutti i loro prodotti, dagli alimentari al trucco, creme, shampoo, tisane, di tutto, veramente di tutto. Veramente un'ampia scelta. Ovviamente penso che nel catalogo non ci siano proprio tutti i prodotti, online si trovano veramente tutti. È più comodo che andare in un negozio perché è più scelta. E arriva subito, penso ci vuole di più a pagare in un negozio che a farlo arrivare online. Poi hanno messo dentro moltissima carta, quindi non c'è problema. Non c'è problema, il prodotto non si è rovinato. La carta, eccola. E all'interno troviamo il prodotto che io ho scelto. Mi hanno fatto scegliere tra alcuni prodotti e io ho voluto provare questi fiori di bacca frizzanti da bagno e doccia. Carinissima la confezione, si chiama Felicità e poi c'è scritto sorride la vita e tutto mi sorride, e con questo tempo oggi questo veramente è quello che ci vuole, perché piove qua, non so da voi, ma qua il tempo fa schifo, scusate, è bruttissimo, e approfitterò proprio per provare questo prodotto. E penso che, non so, lo userò penso sotto la doccia, però qui c'è scritto che è sia da doccia che da vasca. Allora, dentro si presenta così, c'ha la pellicola e fa già un profumo quando ho aperto la scatolina, sa di fiori, di violetta, di rosa, io sento la violetta e la rosa, è veramente carino, lo proverò e poi vi dirò, sempre in questo video, ripeto. Poi mi hanno mandato un sacco di campioncini, veramente tanti, che anche questi testerò e vi dirò più o meno cosa ne penso. Io comunque vi ricordo che ho un negozio di abbigliamento, per chi già avesse seguito i video indietro sa più o meno insomma che cosa tratto. Per chi invece si collegasse adesso al mio canale, è il primo video che vede. Io vabbè, abbigliamento, però ho un angolo dove tengo make up e ho Neve Cosmetics, e poi ho un altro angolo dove ho Maternatura, che è anche quella è una linea che a me piace molto. E quindi non ho nessun interesse, diciamo, a pubblicizzare un'altra azienda, però a me piace, io credo in questa azienda e quindi posso anche fare il rapporto tra quelli che ho io e queste, quindi sarà abbastanza sincero il mio giudizio. Comunque qua mi hanno messo bagno doccia mediterraneo, poi mi hanno messo crema viso idratante per pelli sensibili e secche, quindi posso testarlo bene perché la pelle è sensibile, non secca perché è mista, però sensibile sì. Aloe, diminutivo, ecco, anche questo mi piacerebbe molto provarlo. Insomma, veramente tante, ce ne sono tantissime. Io adesso le proverò.
E poi vi farò una recensione. Eccomi qua, allora io ho testato i prodotti come vi avevo detto, ho aspettato qualche giorno perché ho voluto provarli per qualche giorno e niente, ho avuto un il giudizio per me è positivo. Allora, questi qua, questa qui, la saponettina fiore di Bach, l'ho utilizzata subito e è molto gradevole il profumo. L'ho utilizzata nel piatto della doccia e appena appoggiata ha iniziato a fare tutte bollicine e emanava un profumo molto gradevole, non forte, non disgustava, era molto delicato. Ho provato a metterla anche nella spugna e praticamente fa l'effetto dei sali minerali, però molto più comodo perché si può utilizzare anche nella doccia, mentre i sali da bagno si possono utilizzare solamente nella vasca, e quindi positivo. Poi ho utilizzato alcuni dei campioncini che mi hanno mandato. Ho usato crema viso idratante per pelli sensibili e secche, questa qui è della Bioattiva, è molto buona, però io devo usarla la sera perché avendo la pelle tendente leggermente al grasso, nella zona T unge un pochino, quindi io l'ho utilizzata tipo in pacco maschera per la sera prima di andare a dormire. Invece ce n'era un altro di campioncino che però ho buttato, che quella lì era sempre della Bioattiva e quello era per pelli sensibili, mi sembra, no, per pelli era idratante, comunque era idratava però era meno grassa, quindi forse meglio per la mia pelle. Poi ho provato io bagno doccia mediterraneo, calendula, salvia e lavanda della Saponaria. Mi è piaciuto tantissimo questo, veramente, anche il biolatte detergente alle mandorle dolci, sempre della stessa azienda, sono fatti tutti a mano, sono della Saponaria e mi ha stupito, non l'avevo mai provata e la Saponaria mi piace tantissimo, veramente anche dall'odore si sente che ci sono solamente prodotti naturali. C'è scritto fatto a mano con ingredienti sani e genuini, vegano e certificato biologico. È veramente buono. Questi sono, diciamo, quelli che mi sono piaciuti di più. Poi ho testato anche altri prodottini e comunque tutti positivi, non c'è stato niente che non mi è piaciuto, ecco. Questo è stato il mio giudizio. Spero di continuare a collaborare con Sorgente Natura perché c'ha delle cose veramente ottime, dei prodotti buonissimi e delle marche veramente valide, e spero di essere stata utile anche a voi in qualche modo, e spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, un bacio. Guardate che casino che ho fatto, mamma mia, quello che mi contraddistingue.